Ciao a tutti, sono Roberto, ci troviamo alla Fratelli Pellizzari. Io qui seguo la progettazione dei pavimenti e rivestimenti e oggi ho il compito di rispondere alle domande che ci avete posto su Facebook e su Instagram. Giulia ci ha chiesto qual è la fuga minima per posare un pavimento in gres. Allora, la fuga minima è di 2 mm. Questa informazione è per normativa, quindi i 2 mm sono una norma tecnica. È chiaro che io posso anche posare con fughe più larghe o più strette, però la normativa parla di 2 mm minimi. Come si va a ragionare sui 2 mm? Si lavora con delle crocette, questa è la più classica delle crocette, queste sono già dei distanziatori un po' più evoluti e vanno posati tra le piastrelle. Quindi la crocetta più base va messa così, dopodiché viene stuccato e incollato la piastrella. Mentre i distanziatori che noi usiamo ad oggi vanno posati sotto e poi incuneati oppure posati sotto e dopodiché portati a pressione con uno strumento. Perché andiamo a fare questo sistema qua? Perché in questo modo noi andiamo ad avere un pavimento che è sia posato in maniera ortogonale ma anche con la stessa pressione, quindi con denti tra una piastrella e l'altra molto molto ridotti per avere un pavimento più planare possibile. Cosa vuol dire il dente? Il dente è la distanza, o meglio, la differenza di quota che possiamo trovare tra una piastrella e l'altra. Quindi, in una situazione ideale, ci troveremo ad avere i due materiali perfettamente planari, in una situazione ipoteticamente sbagliata, ad avere una differenza tra uno e l'altro. Quindi, un momento in cui una piastrella ha un dislivello rispetto all'altra. Chiaramente qui sto esagerando, però questa cosa non deve succedere, non deve essere posato in questo modo, questo è già un errore. Il pavimento deve essere più planare possibile. Come ho appena detto, la fuga è di 2 mm e il distanziatore che noi usiamo è da 2 mm, però non dipende solo da questo la larghezza della fuga. Dipende da tre fattori principalmente. Il primo, il distanziatore. Il secondo, se la piastrella è rettificata o meno. Cosa vuol dire rettificata? Significa se la piastrella ha il bordo tagliato dritto, ovvero che dopo la cottura viene tagliata da una macchina in modo da avere un bordo perfettamente a 90 gradi, oppure se il bordo è non rettificato, che significa che viene lasciato naturale, viene chiamato anche bordo naturale. Questo è un bordo leggermente più arrotondato. E significa che quando io poserò un'altra piastrella noterò una leggera fuga più larga anche se ho usato lo stesso distanziatore, perché comunque il bordo stesso porta ad avere un margine maggiore. Quindi questo è il secondo punto, quindi rettifica, posa con i cunei, con i distanziatori e terza cosa se la piastrella è un multiformato o se è un formato unico. Per esempio, quando andiamo a posare pose magari con materiali molto grezzi, molto rustici, effetti anticati, chiamiamoli, è normale avere multiformati, avere piastrelle che abbiano formati diversi. Il posatore, per compensare eventuali imperfezioni, eventuali sistemi, deve sfruttare la fuga, deve usare la fuga per giocare con la composizione finale. Sempre parlando di fughe, Valentina ci chiede qual è il colore, più interessante per la fuga. Allora, dipende sempre dal tipo di materiale. È chiaro che l'ideale è sempre lavorare tono su tono. Cosa significa? Se ho una piastrella grigia, stucco in grigio, se ho una piastrella bianca, stucco in bianco. Questo funziona molto bene al rivestimento. Sul pavimento, attenzione, soprattutto come ci chiede Valentina, sugli effetti legno. Perché? Perché normalmente troviamo effetti legno marroni, troviamo effetti legno caldi, che potrebbero richiedere stuccature magari chiare. Quindi stuccature beige, stuccature chiare. Attenzione, la fuga si sporca. La fuga nel tempo può far vedere dove ho il passaggio, quindi far leggere in modo diverso una zona dell'altra della casa. La fuga purtroppo ha ancora questi problemi. Quindi non è mai consigliato stuccare il pavimento in chiaro, se non con dei grigi chiari che mitigano questa cosa, ma è sempre consigliato di stuccare con un grigio un po' più forte. E attualmente esistono 50 colori più o meno di fuga, quindi il colore giusto lo si trova sempre. Però ecco, il consiglio è evitiamo di stuccare in zona giorno con un beige troppo chiaro che potrebbe leggere lo sporco. Lavoriamo con un colore un po' più scuro. In zona notte, dove
dove magari cammino scalzo, dove si sporca meno, possiamo anche valutare di andare a stuccare con prodotti un po' più chiari. Ci sono delle stuccature particolari molto più complicate, che sono le stuccature epossidiche. Sono delle stuccature che, per semplificarla, sono resinose, quindi dei materiali che non assorbono lo sporco, quindi non si possono cambiare il colore, rimane inalterato nel tempo. Si sporca come tutti i materiali, ma si riesce sempre a pulirlo. Però sono stuccature particolari che si usano in casi un po' diversi. Per esempio il mosaico, ho tante fughe, allora stucco in epossidico. E ambienti in cui ho bisogno di una solubilità maggiore, e facciamo conto di cucine industriali, ambienti un po' particolari, posso andare a stuccare in epossidico. Rispondo adesso alla domanda di Andrea. Andrea ci ha chiesto qual è il formato più grande disponibile per il grass. Allora, il formato più grande è il formato da 160 x 3,20 m, espresso in metri 1,60 m x 3,20 m. Questo è il formato più grande attualmente disponibile. Voglio aiutare un attimo Andrea a dare un'informazione in più. Non è assolutamente il più utilizzato tra i formati grandi. Perché? Perché le nostre case difficilmente accettano queste misure. Considerate che questa casa normalmente ha un'altezza di 2,70 m, quindi significa dover tagliare la piastrella, significa che per esempio su un giroscala classico delle case è difficile da movimentare, quindi non è un formato usatissimo, però esiste, lo usiamo molto per i piani cucina, lo usiamo per altri materiali, per altre zone. Però il formato grande più utilizzato invece è il 120-240, 1,20 x 2,40 m. Questo per i rivestimenti soprattutto. A pavimento è molto utilizzato il formato 120x120, ovvero la metà, quindi formato grande, però gestibile anche nelle case che noi tuttora vediamo nei nostri cantieri. Più il formato è grande, più serve movimentarlo, è necessario avere posatori in gamba e quindi è più complicato da posare. Quindi 120x240 per il rivestimento, 120x120 a pavimento. Questo però se consideriamo le piastrelle che noi chiamiamo grandi lastre, magnum e wide, che sono piastrelle che hanno uno spessore ridotto, uno spessore che va dai 5-7 mm fino ad arrivare al minimo dei 3 mm e mezzo. Queste sono piastrelle, chiamiamole di nuova generazione, e sono completamente diverse dalla classica piastrella da centimetro. Lo stesso sistema proprio di lavoro è differente, ma addirittura di produzione. Lavoriamo qui con degli impasti particolari, delle macchine di ultima generazione, mentre il centimetro è un sistema che tuttora viene utilizzato e conosciamo molto bene, continuerà a essere presente, ma è il classico formato. Se dobbiamo dare il formato più grande disponibile nel centimetro standard, direi che attualmente è 120x120, quindi un formato comunque grande come prima, ma abbastanza raro. È molto più facile trovare 90-90, 60-60, 60-120, quindi formati leggermente più ridotti. Mentre se parliamo dei grandi formati delle lastre di nuova generazione, lì sì, riusciamo a ampliare i formati, quindi passare dal 120-120 in su e arrivare a quello che ho spiegato ad Andrea, che è 160x3,20 m. Aggiungo un'altra cosa, Paola ci fa una domanda specifica, ci chiede cosa ne pensiamo del formato 75x150. Bella domanda, è un formato un po' particolare, sicuramente nello spessore standard, quindi nello spessore da centimetro, è un formato grande, forse il più grande che troviamo nel mercato. È un formato però un po' atipico, non è una misura che troviamo molto spesso. Normalmente i produttori di piastrelle sfruttano molto di più il formato 60 e multiplo, per un discorso di produzione e tutto quanto. Quindi trovare un formato 75-150, non dico che è una rarità, ma sono poche aziende che lo fanno, ed è sicuramente un grande formato. Cosa ne penso? Buono, interessante, molto bello. Perché? Semplicemente perché meno piastrelle metto, più sono grandi, meno fughe trovo. Le fughe comunque danno quella sensazione di intervallo, comunque dicevamo prima si sporcano, quindi ottimo formato per lo spessore da centimetro. Andiamo avanti con la domanda che ci ha fatto Paolo. Paolo ci ha chiesto qual è lo spessore che troviamo nelle piastrelle.
Anche qui una grande distinzione tra lo spessore standard, quello che è il centimetro di spessore, e alcune aziende lavorano con il 9,5 mm, alcune lavorano con 10,5, però diciamo un centimetro standard, 10 mm, e quella che abbiamo deciso di distanziare un attimo, ovvero le nuove generazioni, le nuove grandi lastre. Parto dallo spessore minimo, il 3,5. E questa lastra richiede però che sia posata con una fibra di vetro dietro. Questo sistema rende la piastrella molto più resistente, altrimenti rischieremo di romperla, e la rende molto più comoda anche ai tagli. Perché? Perché con la fibra di vetro vado a ripartire il carico, vado a togliere alcune tensioni della piastrella. Il 5 mm invece non ha necessità di avere la fibra perché è già una piastrella resistente di suo. Quindi spessore 1 cm è lo standard, poi troveremo il minimo 3,5, il 5 mm, il 7 mm. Chiaramente in situazioni particolari in cui devo andare a sovrapporre il materiale perché ho una ristrutturazione o una situazione particolare, posso sfruttare il 3,5 e guadagnare spessore. Antonio ci ha chiesto come vengono posate le piastrelle. Le piastrelle normalmente vengono posate sempre sul massetto, quindi su un letto di sale e cemento, e con colla, come andando a fare una doppia spalmatura, ovvero devo mettere la colla sia sul fondo della piastrella sia sul massetto, sulla nostra base, in modo che nel momento in cui vado ad posare la piastrella non troverò nessun punto vuoto, non troverò nessun punto d'aria. Punti deboli chiaramente perché la piastrella potrebbe cantare, quello che viene chiamato in termine tecnico da cantiere, cantare da vuoto, o creare anche delle tensioni e essere più debole. Quindi colla sulla piastrella, colla sul massetto e si crea un sandwich. Attenzione, non va mai fatta la posa a tasti, quindi andando a mettere la colla solo in alcuni punti. È una cosa che si usava molti anni fa e qualcuno ancora ci prova per risparmiare un po' di colla, però attenzione, molto pericolosa perché creo dei punti deboli all'interno della mia stessa piastrella, all'interno del mio pavimento. Potrebbe non avere nessun problema, se cade un oggetto in un punto dove non c'è la colla, trova la piastrella debole. La piastrella si può andare a posare anche sopra a un altro materiale, quindi sopra una veneziana, sopra a un altro grass, e quella si chiama una sovrapposizione. In quel caso, prima di posare la piastrella, sempre a colla, va preparato il fondo, va creato un strato di supporto, e viene chiamato primer normalmente, quindi si deve dare un aggrappante per fare in modo che la colla aggrappi e crei uno strato unico col pavimento esistente. Giusy ci ha chiesto se il grass è un materiale resistente. Il grass è un materiale molto resistente, un materiale fra i più resistenti che troveremo sul nostro mercato. E per dare un dato tecnico, la normativa parla di 35 newton su millimetro quadrato, questa è la resistenza minima che deve avere il grass. Diamo un'informazione un po' più semplice, parliamo in chili perché è più capibile. E più o meno 35 newton sono 3,5 kg, quindi ogni piastrella deve resistere almeno 3,5 kg su millimetro quadrato. Le piastrelle standard a 1 cm di spessore resistono circa a una cinquantina di newton, quindi a 5 kg su millimetro quadrato. Quindi, Giusy, il grass è un materiale molto resistente. Mi ricollego alla domanda che ha appena fatto Giusy anche per rispondere a Chiara. Chiara ci ha chiesto se il grass è un materiale che può essere usato come piano cucina. Assolutamente sì, abbiamo appena detto, è un materiale molto resistente, ma è anche un materiale che non assorbe, quindi non si macchia. Ed è anche un materiale che attualmente troviamo molto spesso con dei trattamenti antibatterici all'interno della mescola, quindi un prodotto molto pulito, inassorbente e resistente, ottimo per i piani cucina. Particolare, già detto prima, abbiamo i formati grandi, quindi possiamo arrivare a fare lastre da 1,60 m x 3,20 m senza avere nessun tipo di fuga. Ultima domanda, l'abbiamo tenuta per ultima perché Giovi ci ha chiesto cosa ne pensiamo del grass da esterno. Il grass in esterno va benissimo, ripeto, non assorbe, non si macchia. Se posato sul massetto è tranquillamente un materiale carrabile, quindi non ho problemi a passarci sopra con le macchine, non ho nessun tipo di problema. Quindi va benissimo come pavimento. In più va benissimo come rivestimento, lo usiamo molto spesso per rivestire muri, per rivestire colonne, elementi estetici, architettonici. E
E aggiungo un'altra cosa, attualmente rivestiamo addirittura le porte ingress e i cappotti, quindi soprattutto con lo spessore sottile possiamo andare a realizzare dei cappotti ancora più performanti. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero di aver risolto i vostri dubbi, se avete altre domande scrivetele pure qua sotto, io vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ci vediamo nel nostro prossimo video, oppure se volete venire a trovarci nella nostra sede di Gambellara a Vicenza. Ciao a tutti!